parla tanto di spreco di soldi, si dice non ci sono i soldi, però ecco, vediamo, c'è una piccola vicina lì in via della Vasca Navale, hanno diversi anni che passavano lì, no, tutto chiuso, sbarrato, pezzi rotti, vetrine rotte, era 2009, è un polo natatorio in via della Vasca Navale, quello che doveva essere appunto un polo natatorio per il mondiale di moto. Si dice non ci sono i soldi, però si fanno infrastrutture che rimangono a metà, si fanno piscine come quella, e qui ho delle foto appunto dove si vedono centralini per fare uscire l'acqua calda di una piscina, riscaldamento, tutto imballato, e niente, purtroppo ci vengono a dire che non ci sono i soldi ancora, tutto documentato qua appunto, però lì sta nascosto, non si può vedere, è tutto sottoterra. Comunque sulla piscina di San Paolo una cosa va detta, perché questa mi pesa un po' le zone. Chi è stata affidata la piscina, che è costata fino ad oggi 20 milioni, che è chiusa, non è stata mai. È Piscicelli, quella persona che la notte rideva, la notte del giorno. Cioè questi galantuomini abbiamo dato migliaia di vita, lui gli hanno dato ovviamente la protezione civile che tra l'affidamento diretto, gli hanno dato 20 milioni di soldi nostri perché lui se la rideva la notte. Però qual è il problema? E questo non sarebbe la fase della... Sta sotto dove stava il ginocchio, quindi sta nascosto, non si vede, bisogna andarci. Allora, la spesa pubblica italiana sarebbe... Pozzo nero, però quello che dico è che bisogna che ci impariamo.